Informazioni, dati e proposte sulla sanità in Campania contenuti nel dossier Sanità, un documento di denuncia che è stato presentato questa mattina dalla CISL Campania. Vediamo di che cosa si tratta con il segretario generale della CISL Campania, Lina Lucci, e con il professor Massimo De Bellis, rappresentante della CISL Medici. Non è pensabile, come abbiamo già detto, che a fronte dei sacrifici economici pesantissimi che la collettività sta sopportando non ci sia assistenza, non assistenza inappropriata, non c'è assistenza, qui la gente sta morendo. Se tu arrivi in un ospedale e non sei fortunato in quel momento, non c'è il medico perché ha finito il turno ed è stato lì magari 24-48 ore, se non c'è il ricambio la gente muore, è quello che sta avvenendo. Noi siamo preoccupati, non a caso abbiamo detto che denunceremo penalmente i responsabili di questo disastro. Non si può immaginare di continuare a risolvere un problema solo sul piano economico e si lascia morire la gente, è quello che sta avvenendo. Siamo terrorizzati da queste cose. E noi vogliamo due cose in particolare: subito il tavolo con i direttori generali e con i commissari, e se non arrivano bloccheremo presidi, ovviamente garantendo, come dire, i livelli minimi di assistenza, ma gli daremo filo da torcere, e poi chiediamo a Caldoro di intervenire subito con il governo, come abbiamo già detto, perché abbiamo la necessità di sbloccare il turnover anche con una percentuale minima, ma dobbiamo farlo subito. Professor De Bellis, il dossier sanità, una specie di documento di denuncia che contiene informazioni, dati proprio sulla sanità in Campania. Che cosa emerge? Qual è la situazione? Ma la cosa principale che emerge è lo sfascio a cui stiamo assistendo, e non solo da anni, ma proprio in questi ultimi anni in cui il regime, diciamo, commissariale della regione e il piano di rientro che ci è stato imposto non solo a noi come Campania, ma anche, come sapete, al Lazio, alla Calabria e a qualche altra regione, sta provocando. Cioè, noi non abbiamo più la possibilità di decisioni da parte delle strutture regionali, perché c'è il piano di rientro. Piano di rientro che bene è stato fatto a farlo per fermare alcune spese inutili, per arginare la spesa che andava crescendo e per cercare di risanare, però dobbiamo mettere dei limiti. La salute è il bene primario in tutte le nazioni del mondo.